Sebbene più complicata del previsto, va avanti la controffensiva di Kiev per riconquistare i territori occupati dalla Russia. Il presidente Zelensky, che oggi ha nominato come suo consigliere l'ex calciatore Shevchenko, fa sapere che le forze armate stanno avanzando nell'est in direzione Donetsk, secondo le autorità militari del paese, proprio nella parte orientale dell'Ucraina, nei dintorni di Bakhmut, sarebbero tornati diversi combattenti del gruppo Wagner. A confermare la lenta avanzata dei soldati ucraini, anche il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che ha chiesto per questo agli alleati di rafforzare il sostegno a Kiev. La risposta di Mosca è arrivata con un bombardamento sulla città di Nikopol. Colpiti nella notte un edificio e alcune abitazioni private, due civili rimasti feriti. Il Cremlino ha puntato oggi il dito contro Stati Uniti e Gran Bretagna, accusati di aver coordinato il raid ucraino di 5 giorni fa su Sebastopoli, in Crimea, mentre continua il giallo intorno alle sorti del comandante della flotta russa del Mar Nero. L'ammiraglio Viktor Sokolov, dato per morto dagli ucraini nell'attacco, è ricomparso anche oggi, questa volta sul canale del Ministero della Difesa russa. Nel video, di cui si ignora quando risalga, si vede l'ufficiale dichiarare che i suoi militari stanno portando avanti con successo i compiti assegnati. Intanto la leader della Commissione europea, von der Leyen, ha ribadito oggi che l'Unione continuerà a finanziare la resistenza ucraina, mentre la presidente dell'Europarlamento, Metsola, si è mostrata possibilista. Se Kiev è pronta, ha detto, i negoziati di adesione all'Unione europea potrebbero partire entro la fine dell'anno.